di 50 anni, pescatore con un buon curriculum criminale alle spalle, lei, 42 anni e dipendente di una pescheria, incoraggiati da qualche bicchiere di troppo, sabato sera hanno deciso che dovevano riscuotere a tutti i costi un credito da un ristoratore di via Bellandra Sant'Orso di Fano. Così si sono presentati al suo locale, sono entrati nelle cucine e hanno aggredito il proprietario e sua moglie. Il trambusto ha richiamato i clienti che sono intervenuti, convincendo il pescatore ad uscire dal locale, ma lui, appena varcata la porta, ha afferrato un posacenere in ferro e lo ha scagliato contro la vetrata. Mentre il proprietario chiamava al 112 sua moglie per evitare il peggio, è uscita dal ristorante ed ha afferrato il posacenere. L'aggressore però ha trascinato con forza sia l'oggetto pesante sia la donna, che non voleva mollare la presa. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri, hanno chiesto i documenti alla coppia, che non solo si è rifiutata di esibirli, ma ha aggredito i militari. Una volta ammanettati sono stati portati in caserma. Nel frattempo la contitolare del locale è stata curata al pronto soccorso e ne è uscita con 5 giorni di prognosi per distorsione della spalla destra. I due carabinieri invece se la sono cavata con 3 giorni di prognosi per diversi traumi al dorso, alle spalle e alle mani. Il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà i due anche in considerazione dell'atteggiamento tenuto in tribunale. Infatti hanno mostrato franca e piena ammissione dei fatti e rispetto per l'operato delle forze dell'ordine. Il processo si terrà il 12 aprile prossimo.